benvenuti a tutti. Vi svelerò un segreto. Il protagonista della serata di oggi è il capriolo, la moto capriolo. In effetti la moto capriolo è stata un successo, è stata molto importante per il Trentino, per l'industria, è stata una realtà industriale molto importante. Però noi del registro la vediamo anche come un oggetto molto interessante dal punto di vista tecnico. C'è da dire prima di tutto, del nome capriolo vi ha già parlato Stefano Antoniazzi, devo dire che lo troviamo un nome indovinatissimo, perché evoca subito la paternità Caproni, e però non presenta quel caprone un po' scontroso che era nel simbolo della famiglia. Diciamo il capriolo è un animale più gentile, più simpatico e sicuramente agile, molto agile in montagna. Quindi il nome capriolo lo troviamo importante. E poi c'è da dire che il nome capriolo lo hanno portato tutte le moto che noi vediamo, pur con modelli, caratteristiche differenti, cioè si è sempre chiamata capriolo la moto, le moto che vedrete sopra. E del resto il nome capriolo in quegli anni era diventato quasi sinonimo di marca, cioè si parlava della moto capriolo come fosse la marca capriolo. Questo perché il nome era diventato, diciamo, ormai di uso comune e conosciuto a tutti. Del resto il capriolo, soprattutto il primo, è stato costruito in almeno 25.000 esemplari, quindi insomma numeri importanti. Quelli successivi, quelli aeromere, hanno avuto, chiamiamole, tirature di 12.000, di 6.000, insomma. È stata una produzione numericamente importante. A noi quello che ci appassiona e ci incuriosisce è un po' la somma di particolarità tecniche che il capriolo aveva in sé. Nessuna particolare invenzione, solo l'insieme, il mettere insieme una serie di soluzioni originali, come per esempio il telaio, la disposizione del motore con albero, diciamo, longitudinale e il volano, diciamo, di traverso, chiamiamolo così, e poi soprattutto quella soluzione della canna a tazza, che è stata anche quella, dicevo, non è un'invenzione della Caproni, è una soluzione che era già stata presentata negli anni 20, insomma niente di nuovo, però il trovarla impiegata in una applicazione industriale estesa come quella che è stata del capriolo, bisogna dire che è una originalità in sé, ecco. E comunque questa camma a tazza l'abbiamo vista come un elemento di continuità tecnica fra la prima fabbrica, cioè fra l'aero Caproni e poi l'aero Mere, che come sappiamo hanno avuto, possiamo dire, il passaggio è stato un passaggio un po' traumatico. Il passaggio da una scuola progettuale Caproni di un certo tipo ad una scuola progettuale completamente diversa, che è quella dell'aeromere. Però in ogni caso tutte e due le costruzioni, tutte e due le fabbriche, i progettisti hanno scelto di impiegare sempre questa camma a tazza, questo dispositivo originale, che alla fine, tranne insomma un'eccezione di un modello, ma insomma alla fine può essere preso come l'elemento di continuità fra le due
fabbriche, diciamo, le due. Quindi, niente, io direi che possiamo, se non abbiamo altre incombenze, possiamo andare sul posto e io poi sono disponibile, se avete domande, a rispondere per quanto possiamo, a illustrare, moto. Io devo ringraziare per queste moto, anch'io ringrazio, ma diciamo la competenza storica ed espositiva della fondazione, ecco, perché il risultato, secondo me, secondo noi, è un risultato di grande rigore e di grande pulizia estetica, diciamo così. Le moto sono su e le possiamo vedere assieme e spero.